Cividale del Friuli ha rappresentato un crocevia di culture e popoli, dai Celti ai Romani, dai Longobardi, che ne fecero la capitale del loro primo ducato in Italia, al Patriarcato di Aquileia. Innumerevoli le bellezze artistiche, tra cui spicca la Basilica di Santa Maria Assunta, Duomo della città. Da visitare il Museo Cristiano e quello archeologico nazionale nel Palazzo dei Provveditori Veneti. Dalla piazza del Duomo si arriva al tempietto longobardo, considerato uno dei più misteriosi monumenti dell'Alto Medioevo. Uno dei simboli della città è il Ponte del Diavolo, sospeso sul Natisone e avvolto nella leggenda. Le due sponde erano unite, almeno dal 200, da un passaggio in legno sostituito dopo diversi tentativi inconcludenti dal manufatto in pietra. La fantasia popolare ha legato la costruzione dell'opera al soprannaturale, dando origine alla leggenda, secondo cui il diavolo avrebbe facilitato la costruzione del ponte in cambio dell'anima del primo abitante che vi fosse passato sopra. I cividalesi però beffarono il diavolo, facendo percorrere il nuovo passaggio da un animale, cane o gatto a seconda delle versioni della storia.